Che per raccontare quel tipo di personalità, di classe intellettuale, classe sociale, non, bisognava cercare di fare in modo che loro fossero naturalmente espressione di un luogo e che il luogo li rispecchiasse, più che appunto mettere in scena le diatribe intellettuali, perché al cinema quello è meno possibile, secondo me, della letteratura. E la casa che avevo visitato in un momento di megalomania perché pensavo di fare il signorotto di campagna e comprarla, e mi era rimasta in mente, e mi era veramente rimasta in mente per il film, anche quando io non lo dovevo dirigere, però sembravo essere l'unico che ci credeva veramente, fin di quando alla fine il film l'ho fatto io, siamo riusciti a ottenerla. Ed è diventato il quinto personaggio, il sesto personaggio, insomma, che si aggiunge ai personaggi umani del film. Certo, la casa è fondamentale. C'è gente che la va a Però non visitare, credo che sì, sia. è Ci tengo perché nel film abbiamo deciso scientificamente di non fare mai ciò che si fa di solito nei film, cioè di fare una establishing shot, cioè un'immagine generale del luogo che ti spiega dove sei e poi entri nel merito visivo della storia. Noi non vediamo mai la villa nella sua interezza, mai fino all'ultimo momento, quando è ormai troppo tardi perché è arrivata la neve ed è l'inverno. Perché volevamo veramente che questa casa nelle sue articolazioni fosse veramente un personaggio, meno un background di estetica, più un luogo di etica forse, no? L'etica di questi personaggi. Ho letto, Andrea, che hai pensato più volte anche a Teorema di Pasolini. Dov'è il link tra Pasolini e di Teorema e la storia di Call Me By Your Name? Beh, diciamo che in Teorema, nel film, non so se quanti di voi conoscete Teorema, già è un film di 30 anni, almeno 30, no, 40, sì, ma la Anche di scena è più, quando. anche 50. Vabbè, scusa, mi sono sbagliato, l'ho visto quando avevo 17 anni, dunque figurati, e l'ho visto con mio padre, sì, cioè la storia di Terence Stamp che entra in una famiglia e cioè tutti cadono per lui, insomma c'è la madre, la figlia, il figlio. E se non, il padre pure, tutti E si anche la innamorano. domestica, che è Laura Betti, che poi va nei cieli come un angelo alla fine. Sì, allora tu, cioè, questa era un'idea, però devo dire che ultimamente mi hanno chiesto di fare una prefazione per un libro di Bassani, un'opera collettiva dei romanzi di Bassani, e mi sono dato a rileggere Il giardino dei finzi contini, che non avevo letto da 40 anni, va bene. E leggendo questo romanzo mi sono detto, c'è quel bel momento in cui il padre parla col figlio e mi sono detto no, non mi dire che l'ho copiato senza rendermi conto. E infatti, grazie a Dio, il padre non gli ha detto neanche, anzi gli ha detto di andare al bordello, ma altrimenti non c'è stato niente. E veramente mi è venuto uno spavento di forse subconsciamente, inconsapevolmente me lo ero, cioè, tratto e rubato da Bassani, grazie Dio no. Senti, abbiamo saputo qualcosa dei gusti cinematografici di Andrei, volevo sapere qualcosa dei gusti cinematografici tuoi, insomma, dei gusti letterari, volevo fare il contrario. Cioè, perché ti è piaciuto questo libro e che cosa ti ha ricordato? Il libro a me ha ricordato Proust, sinceramente, perché è uno stream of consciousness continuo, è tutto raccontato dal punto di vista di Elio, e in più si avvolge nella lingua del suo io narrante, e in questo senso è un'esperienza unica. Molto legato al concetto della memoria, no? Della Sì. narrazione della memoria. Andrea, immagino ti siano piaciuti i due attori scelti per i tuoi personaggi, ma te li immaginavi così? No, il problema è che non me li immaginavo così per niente. Prima di tutto non sapevo né chi fosse Timothée Chalamet e non sapevo neanche chi fosse Armie Hammer. Purtroppo quello che è successo è che dopo aver visto il film non mi ricordo più chi è Oliver, tranne Armie Hammer, e Elio ovviamente è diventato Timmy Chalamet. Io l'autore dovrei ricordarmi di chi erano prima, spariti completamente.
cioè sono stati completamente sostituiti. A questo punto vogliamo sapere da Luca qualche retroscena su come sono stati scelti. Timothy è stato sottoposto all'attenzione mia e dei miei compagni produttori dal suo agente, che è il marito di uno dei nostri produttori. E lo incontrammo quando aveva appena compiuto 17 anni. Lui aveva fatto una serie TV che si chiamava Homeland. E basta, almeno quello che io ricordo. Però io lo incontrai, andammo a pranzo e istantaneamente io, mi sembrava chiaro che fosse Elio. E perché lui è un ragazzo newyorkese, in questo senso ha un senso di contemporaneità molto forte, e contemporaneamente, essendo molto giovane, è molto esperto della vita metropolitana, ma contemporaneamente è molto ingenuo e naif, almeno era, e in questo senso erano delle caratteristiche molto forti per Elio, perché non volevamo trovare il topo da biblioteca, il giovane intellettuale, perché per esperienza personale l'immaginario del giovane intellettuale un po' rigido, quell'occhialino, è quanto di più lontano dalla realtà. Quando abbiamo fatto Io sono l'amore, ed era estate, stavamo girando e una sera è venuto a trovarci un amico e ha portato un suo amico, e il suo amico era Daniel Harding, il grande direttore d'orchestra. E questo era, all'epoca avrà avuto 33 anni, che è un maestro della direzione d'orchestra, e parlava di calcio, parlava di cose molto pragmatiche, molto spicciole. Non aveva niente dell'aura del maestro, un po' alla Muti, eh? Quindi per fare un Elio vero io cercavo quel tipo di personalità che lui aveva in più, essendo metà francese, lui è madrelingua francese allo stesso tempo, e quindi essendo Elio il figlio, un figlio metà americano ma anche metà europeo, italiano nel romanzo, abbiamo sfruttato la realtà di Timothy per farlo diventare anche questo ragazzo cosmopolita, e abbiamo pensato che la madre potesse essere francese e che questa coppia potesse vivere in Italia da parecchio tempo e quindi avere un figlio trilingue, come appunto nella realtà. E invece Armin? Io sono stato innamorato di Armin dal momento in cui l'ho visto in Social Network. Non ho smesso di essere, lo dico, non ho problemi, innamorato di lui. E mi ha colpito subito. C'è qualcosa in Armi di così fuori dal tempo, ma contemporaneamente così magico. Ed è un grandissimo attore, è un attore veramente straordinario. Ha una capacità di scandagliare se stesso così sottile, molto preparato. E ha fatto diversi film che alcuni sono andati anche male, tipo Lone Ranger oppure Man from U.N.C.L.E. Tra l'altro per me Lone Ranger è un film molto bello, dove invece lui era la star del film, e film grossi da 200 milioni di dollari, e lo teneva in maniera straordinaria sulle spalle. Poi quel film di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio, J. Edgar, in cui lui interpretava l'amante segreto di J. Edgar, veramente un grandissimo attore. E quindi quando ho preso io le redini del discorso regia di questo film, ho detto voglio Armie Hammer, e gli abbiamo mandato la sceneggiatura, e mi ricordo che mi diedero l'appuntamento telefonico con lui per parlare con lui della sceneggiatura, e la prima cosa che lui mi disse era: ho molta paura di questo ruolo, perché è un ruolo molto che mostra molto una parte molto intima di se stesso, non so se sono in grado. E nella nostra conversazione, alla fine della conversazione, una chiamata di un'ora, lui mi ha detto fantastico, ci vediamo in Italia tra 2 mesi. E poi ho scoperto dopo che in realtà lui mi aveva chiamato per dirmi, come lui molto gentleman, non voglio fare il tuo film. Per te l'Italia è un po' una specie di musa? Non lo so, cioè
È un paese che mi piace moltissimo e al cui sono molto affezionato, ci torno adesso, ci torno ogni anno almeno due volte, che mi fa molto piacere, mi fa piacere anche parlare l'italiano, male come lo faccio. Ma diciamo nel momento in cui mi tocca scrivere sul mare, sull'estate, sulla pelle della gente, non posso pensare altro che all'Italia. Diciamo, per me ambientare una storia dove ci sono tutti i sensi sono coinvolti e metterli per esempio in Francia non funzionerebbe, o in Inghilterra, mettiamo, non va bene. Cioè, dal momento in cui mi sono immaginato questa storia, dal primo rigo che ho detto, scrivevo una storia di una casa che mi piaceva, che stava sul mare, ovviamente era l'Italia, ed è sempre stato così. In uno dei capitoli di quel libro di cui non se ne parla ancora perché non è stato pubblicato, c'è un brano su una scena nell'autobus che non descrivo adesso, cioè ovviamente è successa in Italia. C'è cioè un libro che uscirà? Dovrebbe uscire fra poco, sì. Scoop, mi domandavo, ma come avrà fatto Luca a convincere queste persone, questi attori, a trasformare in un'espressione del viso magari, non so, 5 pagine di dialogo? Perché chiaramente... Anzi, io vorrei fargli la stessa domanda. È molto più misterioso e molto meno misterioso di come appaia. Da un lato c'è una regola, secondo me, per chi fa il mio mestiere, e cioè lavorare solo con bravi attori. E un attore bravo non perché conosca la tecnica di recitazione, anzi quelli sono i peggiori, e ne potrei nominare parecchi, ma non lo farò, anche di molto famosi. Ma un bravo attore è colui che, o colei che è in grado di farsi attraversare dallo sguardo del film, dalla macchina da presa, e che si arrende, che non si difende, che ha quindi grandi capacità intuitive. I nostri erano tutti molto, molto, molto bravi, perché hanno tutti capito che era una situazione in cui bisognava arrendersi alla macchina da presa. Tutti loro hanno letto con grande intelligenza il romanzo di André, perché la sceneggiatura è sempre un oggetto transeunte, è una cosa che c'è e non c'è, e che quindi è morto nel momento in cui si comincia a girare e non torna mai più in vita, perché poi si riscrive col montaggio un film, ma quello che invece resta è romanzo in questo caso, no? E quindi i nostri interpreti hanno saputo molto bene leggere il libro, secondo me. E poi abbiamo creato il mio compito è stato quello di creare un luogo in cui loro potevano abbandonarsi alla macchina da presa e sentirsi protetti, e quindi in questo senso, come dire, essere nudi. Bertolucci, torno sempre a lui, dice sempre che lui fa film che sono più che racconti dei personaggi che descrive, documentari sugli attori che interpretano quei personaggi. E io credo moltissimo in questa affermazione di Bernardo, e nel mio piccolo provo a fare la stessa cosa. Questa famiglia appunto molto colta, poi questo mondo dove tutti leggono dei libri, che già è una cosa che oggi sembra quasi fantascientifica. Ti veniva da delle esperienze personali, o hai pensato a qualcuno in particolare che avevi incontrato, o un frutto di, appunto, di fantasia, ispirazione? Ma un po' di tutto, diciamo, cioè, è sempre stato così con me, non mi arrendo a me stesso solo, cioè vado a cercare altrove e poi faccio del bricolage totale, cioè rubo dappertutto, tranne da Finzi Contini, non voglio dire. Ma cioè, io ho vissuto una parte della mia vita, e l'ho vissuta quando ero a Roma, e molto infelice, e l'unica cosa che potevo fare
con i pochi soldi che avevamo a quel tempo, e di comprarmi un libro ogni settimana mi compravo uno solo e lo leggevo durante la settimana e terminato andavo a comprare un altro. Dunque leggevo sempre, leggevo solo i classici, cosa che continuo a fare adesso, perché anche io non voglio nominare i romanzieri che non leggo e che sono ancora in vita e che non stimo granché, cioè posso continuare se volete, ma non lo faccio. No, la cosa importante per me è la lettura, cioè mi ha salvato la lettura, e c'era sempre mio padre che anche lui aveva letto quasi tutto, che mi diceva sempre: perché non esci fuori, perché non vai con gli amici, perché non ti cerchi una ragazza, che stai a fare a casa sempre a leggere? E dunque questo l'ho trasferito nel discorso che fece all'inizio il padre a Elio, dicendo: vai fuori, vai al parco, vai a ballare, divertiti. E questo mi diceva mio padre. Tra l'altro volevo un personaggio che fosse, come hai detto tu, di Chalamet, non era un personaggio rinchiuso in se stesso, cioè topo di libreria, no, volevo un ragazzo che fosse allo stesso tempo che amava la vita, che amava le ragazze, che non sapeva di amare un uomo, perché lo fa, cioè, con completa disinvoltura, non lo nasconde e certamente non lo nega a se stesso. Volevo un ragazzo così, però allo stesso tempo un ragazzo che sapeva leggere e che leggeva molto e che era molto influenzato dai romanzi e i poeti che aveva letto, perciò li nomina dappertutto, il che fa fare a Oliver la solita domanda: come mai sai questo, io che l'ho appena scoperto un mese fa? Tutto questo è possibile anche perché il film e la storia è ambientata negli anni Ottanta, oggi forse non sarebbe più possibile. Beh, diciamo che quando scrissi il romanzo volevo un personaggio che non aveva dei schermi, cioè non c'era il telefonino, non c'era il computer, non esisteva quella dimensione che ovviamente ha cambiato tutta la gioventù. Non volevo questo, dunque non l'ho ambientata retrospettivamente negli anni Ottanta, quello che hai fatto anche tu. Abbiamo tutti e due scelto questo periodo perché è veramente un periodo dove non esistevano tutte queste distrazioni. Come sono stati i tuoi anni Ottanta, Luca? Come descriveva lui la sua giovinezza? Solitario, grandi letture. È vero che i libri e i film salvano la vita, quindi non ripeto quello che ha detto Andrea, ma lo condivido completamente. Senti, la scelta per esempio delle musiche, che quando fai una storia ambientata in un'epoca molto precisa è una delle prime cose che immediatamente risuonano, no? Penso alla scena del ballo, a Paese Latino, insomma ci sono tutti quei tormentoni di quell'estate. Volevo sapere un pochino di più sulla ricerca che avevate fatto. Questo è stato un lavoro fatto con Walter Fasano, che ha montato il film e che ha contribuito con me alla scrittura della sceneggiatura. Abbiamo fatto un lavoro molto meticoloso, siamo andati a cercare siamo riusciti ad avere dei documenti che ci dicevano quali fossero le programmazioni radiofoniche in quella zona in quel periodo, cioè tra giugno e agosto. Abbiamo quindi studiato, abbiamo incrociato quello con le classifiche, le top ten dell'epoca, e non abbiamo avuto nessun limite, più o meno abbiamo usato tutto quello che volevamo. Volevamo usare Loving the Alien di David Bowie, però ci sembrava quasi un po' didascalico usare quella canzone legata a questo film, al personaggio di Oliver. E quindi la musica si sente dalla radio principalmente e in discoteca, ed è una musica del tempo che parla. Nel Walkman lui suona oggetto proprio che fotografa l'epoca, era la Polaroid dell'epoca, il Walkman. Sì, e che usa Elio per studiare la sua musica classica. Non posso fare un riferimento, perché quando ci siamo incontrati la seconda volta mi hai detto che stavi per usare la musica che avevi commissionato, cioè come si dice, commissionato Sufjan Stevens, io ho detto sì, bello sì, cioè, ho telefonato subito ai miei figli e ho detto: chi è Sufjan Stevens? E loro? E allora mi ha detto: ma come non lo sai, è famosissimo. Ho detto: ma non ho mai sentito. E dunque, però poi quando ho visto il film a Berlino, Sufjan è stato una strana congiuntura, che
io conoscevo bene la sua musica e la trovo straordinaria, però era uscita una un numero di Rumore, la rivista di musica italiana, e c'era lui in copertina e noi eravamo in preparazione del film e c'era la faccia di Sufjan, che ha questo viso stupendo, imbronciato, ma con questi occhi liquidi, trasparenti, che mi sembravano molto giusti rispetto a Oliver ed Elio, e allora volevo lui nel film. Volevo che lui facesse il narratore e il cantastorie, che apparisse nel film. Il film era un po' diverso. E che il film si formasse per un attimo, e mentre quelli giocavano a pallavolo arrivava lui, ti diceva a che punto eravamo nella storia, poi cantava una ballata, poi se ne andava. E quindi abbiamo fatto tutta questa immaginazione. E dopo un lungo trattativa con i suoi management per parlargli, io ero in Australia a trovare mia sorella, che vive lì, e lui era in Australia dall'altro lato a fare un concerto, quindi ci siamo trovati più o meno nella stessa zona temporale, e l'ho chiamato e ho fatto questo lungo monologo in cui gli ho spiegato cosa volevo, e lui mi ha detto: te lo scordi, non farò mai il cantastorie del tuo film, non apparirò mai in scena nel tuo film, proprio scordatelo, però se vuoi ti faccio una canzone. E dico: ah no, quello sì, te lo volevo. E quindi dopo 3 mesi abbiamo parlato del personaggio, del film, e dopo 3 mesi mi ha mandato 3 canzoni. Sono 2 nuove e un riadattamento di Fruity Device. Che sono stupendo. Poi abbiamo provato di nuovo a chiedergli a partecipare nel music, del videoclip, e di nuovo ce lo siamo scordati. Però l'ultima l'ha fatta veramente, e gli ho detto: vieni agli Oscar, e mi ha detto: vabbè. No, ma non volevo. E neanche agli Oscar? No, è molto timido, un grande artista. Noi siamo, io sono un clown, un cialtrone, un impostore, quello è un vero artista. È stato girato cronologicamente? Sì, quasi del tutto, sì. Non è una cosa che si fa sempre? Era un film che si poteva fare in quel modo perché le condizioni, diciamo, pratiche erano facili. C'era una casa a disposizione sempre, e quindi gli attori c'erano tutto il tempo. Di solito quando non puoi farlo è perché vuoi accorpare le locations, oppure perché un attore ti dice: ti do questi giorni qui, questi giorni qua, e non ti do altro. Qui invece era tutto molto lineare, molto analogico. Scena della pesca, non so da dove uscì. Devo dire, francamente, è una cosa che io non ho mai fatto. Ho fatto io un sacco sì. di Però c'era una scena in cui, a me, io pensavo all'albicocca piuttosto, però è troppo piccola. No, ma si parlavano di albicocche perché facevano l'etimologia della parola, cosa che mi è divertita moltissimo, cioè mi divertivo a farlo. Dopo, quando prende la pesca e va in camera, ho detto: se la mangio in camera va bene. E poi non so che cosa mi ha colpito. E il romanzo è scritto tutto così, cioè mi vengono certe pulsioni e vado in seguito e vedo quello che farà un altro, non io. E mi sono buttato di te, lui fa questa. E tutto un tratto ho detto: va bene, facciamo questo, iniziamo con questo, però ovviamente non andremo fino in fondo, e siamo andati fino in fondo. Invece di descrivere la cosa, ho pensato piuttosto, perché mi è venuta proprio così, di scrivere in un linguaggio ovidiano, cioè una metamorfosi di la pesca. Veramente era un'altra persona che è stata ridotta in una pesca per un peccato commesso chissà come, e dunque questa pesca è diventata umana. E la differenza tra il film e il libro è che Oliver si mangia tutta la pesca, e nel film in fondo non lo fa. Però c'è anche la musica poi di Radio Varsavia. Di Battiato, sì. Ci spiegherai perché ha scelto quel brano di Battiato? No, dopo, parla prima della pesca. Tu la volevi, io non ci credevo a livello cinematografico, esatto, non credevo che potesse accadere. Il ridicolo involontario è una cosa pericolosissima al cinema. Quindi, e poi dice: ma secondo me Andrea ha sbagliato qualcosa a livello anatomico, perché non capisco come può succedere. E siccome sono un po' limitato, ho dovuto provare per capire. Poi però lo dico sempre, questo è un
qualcuno che mi ha visto fare queste scenette lo sa già, ma veramente ho provato. E quindi sono andato da Timothy, al quale avevo detto: guarda, forse non la giriamo la scena. Dico: no, la giriamo, perché ho provato e si fa. E lui mi guarda e mi fa: ma lo sapevo benissimo, l'avevo già provato io. Voglio sapere. È una canzone stupenda. Lo so. Ed era. Lì è proprio come quando aggiungi o togli un ingrediente da un piatto. Cioè, lì abbiamo provato diverse cose tra quelle di quel periodo e tra quelle che erano per me e per Walter fondamentali. E quando lui sintonizza la radio e parte il brano, che è un artificio cinematografico, ci sembrava fantastico. Perché è un suono. Cioè, lì è stato anche molto bravo Timmy, perché lui, che è americano, non aveva idea di che cosa fosse Radio Varsavia, e lui non l'ha neanche sentita, ha fatto capire che quello era un brano della sua vita, e quindi lo rendeva, come dire, fluido in quel momento. Rispetto al fatto che Armin Oliver non mangia la pesca, devo essere sincero, abbiamo girato diversi chuck di quella sequenza e ognuno era bellissimo, ma ognuno eliminava l'altro, e questo che abbiamo usato ci sembrava il più compiuto, ed era quello in cui Elio gli fa buttare via la pesca prima che lui la addenti. Ma abbiamo molti chuck in cui lui la mangia interamente. Ah sì. Magari un giorno facciamo un cortometraggio di... No, ma devo dire che la scena mi è piaciuta moltissimo, perché invece di mangiarsi la pesca, cioè l'enfasi si è messa sull'abbraccio che lo fa, sì, spontaneamente, e che si mette a piangere. Sì. Ed è cioè, meglio del romanzo, devo dire. Cioè. Grazie. Luca Suffia non ha partecipato al film come attore. André, però sì. In compenso André sì. Sì. Quindi volevo sapere, intanto, così com'è nata questa cosa di assegnargli un ruolo. Che André è venuto con Susan, con sua moglie, a trovarci sul set. Eravamo lì che giravamo la scena della confessione intorno, sì, al monumento dei caduti, e pochi giorni dopo avremmo dovuto girare quella scena, e guardando lui, guardando Peter Spears, il nostro produttore, ha detto: ma forse sono loro i nostri due ospiti che vengono. Allora la nostra costumista ha cercato subito questi abiti estivi ridicoli, dandy, sì, fatti a righe, con le misure giuste. E com'è stato per te? Quando mi hanno detto che dovevo fare la parte, ho detto: va bene, farò la parte del cuoco, che non dice niente, e non volevo impararmi nessuna, cioè, nessuna. Ma è bravissimo Andrea, bravissimo. Sì, sì, davvero. Ma diciamo che... Ti sei rivisto molte volte? No. È molto bravo. Poche volte, cioè. No, ma diciamo, ho dovuto fare questa parte, ho detto: va bene, sono punito, perché sono due personaggi completamente ridicoli e volontariamente ridicoli, perché li volevo così, perché volevo fare il contrasto con i due che stanno per avere la loro prima notte. Dunque questi due personaggi sono lì, e dunque ho detto: lo farò, però non voglio impararmi nessuna parte. E dunque mi hanno detto: di quello che ti pare. L'abbiamo fatto 3-4 volte e poi basta. Ho letto un'intervista di André che diceva: io in Egitto ero un ebreo in un paese antisemita, e il primo motivo per cui in qualche modo le anime di Elio e di Oliver si incontrano è perché riconoscono questa identità dell'essere ebrei in paesi cattolici, o comunque insomma non di maggioranza. Mi spiego un pochino meglio questo. Beh, diciamo che per me l'idea che tutti i due fossero ebrei non praticanti, perché io non sono mai stato praticante di nessuna religione, non mi piacciono le religioni per cominciare, sono superstizioso ma non religioso, è un'altra storia, ma volevo che fra loro ci fosse già una cosa essenziale, molto, cioè, basilare in loro, che già assumeva che c'era già questo rapporto fra loro, anche se loro non condividevano nient'altro.
E per questo che ho voluto che loro fossero ebrei, cioè avessero ognuno un cane a cui erano affezionati, sarebbe stata la stessa cosa. Era una cosa basic tra loro, che significa che un rapporto esisteva, però bisognava anche indagarlo di più, è quello che ho fatto, ma per me è stato facilmente, cioè l'idea che io ero a scuola, quando andavo a scuola in Egitto, ero l'unico ebreo che c'era, c'erano pochi cristiani e la maggior parte erano tutti musulmani, dunque, e poi ero ebreo, che vuol dire anche nemico del paese secondo loro, e, cioè mi sentivo male al mio agio, non ero mai contento dei rapporti che avevo con loro. E già mi immagino, fino all'età di 13 anni, 12-13 anni, poi sono stato trasferito in una scuola americana dove la gente mi accettava perché credevano che fossi anche protestante, il che non ho mai negato. Altre storie, altri racconti, ma in Egitto, quando andavo a scuola inglese, che non era più una scuola inglese, era una scuola egiziana, dove si imparava l'inglese, e lì mi sentivo veramente unico, solo, e volevo sempre avere questo sodalizio con qualcun altro, questa amicizia intensa, forse anche intima, con un'altra persona che fosse come me, ebrea. E l'ho trasferito, tutto questo desiderio l'ho trasferito, l'ho reso più sessuale tra Elio e Oliver. Per te è importante questo diciamo, dettaglio? Sì, era assolutamente fondamentale. C'è stato un passaggio nelle mille peripezie del film in cui uno dei potenziali registi voleva farli diventare protestanti, ma era assurdo perché appunto il bond tra Elio e Oliver è molto, il loro riconoscersi, il loro odorarsi è proprio molto basato su quello. E mi sembrava molto commovente, molto bello. Tutti hanno un loro parere sul discorso del padre. Volevo capire come nasce quella scena e anche un po' la scelta degli attori che interpretano i genitori di Elio. La scena è il frutto del romanzo, è proprio come se avessimo strappato la pagina del romanzo e l'avessimo messo uno a uno, non c'è mediazione di riscrittura, di niente, proprio è asima. E come tale, siccome è una scena straordinaria, non aveva bisogno di altro che la sua natura e quindi che degli interpreti fossero lasciati liberi. Infatti in questo senso la scena è molto pacata a livello di messa in scena, sono proprio due o tre inquadrature, ora non mi ricordo, con molti pochi tagli. Sì, questo molto anche proprio rispettosa di come è sì, scritta. Perché, ma anche perché avendo girato in cronologia e essendo arrivati quasi all'ultimo giorno a fare quella scena c'era un sentimento di malinconia molto forte in generale perché stava finendo, quindi ci stavamo per salutare, gli americani tornavano in America, i francesi in Francia, cioè era finita quella cosa magica che era stato girare il film e quindi c'era molta sobrietà nell'aria. Stuhlbarg è un attore che io avevo conosciuto vedendo il film dei fratelli Coen che si chiamava credo A Simple Man, in cui lui faceva un personaggio stupendo, ebreo, e poi lui è in ogni film, quest'anno era in 7 film, era ovunque. E io andavamo in una cosa insieme e poi io tornavo indietro e me lo ritrovavo in un'altra cosa per un altro film, a fare un'altra conversazione col pubblico. È un attore che ho sempre desiderato incontrare, con cui volevo lavorare. Lui rifiuta quello che sto per dire, ma secondo me è vero. Lui è talmente immerso nel personaggio che racconta quando lo sta facendo che è come quasi Michael Stuhlbarg scompare e arriva Sam Perlman. Infatti quando poi l'ho rivisto dopo mesi a New York, ho visto ha fatto così strano, si è diverso, perché non era più Sam Perlman, ma una poliglotta, grande interprete teatrale. E quando abbiamo pensato ad Annella, abbiamo preso la libertà di farla diventare francese ed era automatico pensare per me a lei. Nel romanzo, quando l'ho scritto, mamma lo sa, significa mamma sa che tra me e Oliver c'era stato questo rapporto. Però dopo il film, la gente mi viene a chiedere se avevo che cosa significava mamma lo sa. Ho detto ma sì, mamma sa che io avevo un rapporto con... Ho detto no.
il pubblico ha detto di no, anzi mamma lo sa che tu avresti voluto avere un rapporto omosessuale. E il padre che dice no. Questa è una cosa che è sorta dal pubblico, il pubblico mi ha fatto quella domanda e io sono restato, cioè, quasi male perché non me l'aspettavo. Però è vero, anche a me è capitato di persone che mi hanno chiesto, ma secondo te il monologo però è bello perché è ambiguo, nel senso che è veramente pronto a ogni possibile interpretazione, credo. Cioè, però devo accettare l'altra interpretazione, cose che a un autore non gli piace fare, cioè l'interpretazione mia è la vera, quella degli altri è sbagliata. Al film, dal momento che è uscito il film, c'è un altro tipo di persona. Di solito sono gente molto giovane, tra 13 a 15, 16 anni, e piuttosto di ragazze che mi scrivono perché loro ancora non sanno che cos'è, lo dicono, lo confessano, non so che cos'è l'amore, però se avessi un amore vorrei che fosse proprio di questa qualità, di questa intensità, di questa intimità. Ed è molto bello ricevere questo tipo di lettera perché ti dice che forse non hai sbagliato, io sono il tipo di scrittore che pensa sempre di aver sbagliato tutto. E allora quando ricevo lettere di questo genere mi fa piacere. Una lettera che ho ricevuto, l'ho ricevuta 10 anni fa, lo devo dire, perché è una persona che mi scrive e mi dice ho comprato il tuo libro all'aeroporto e l'ho letto durante tutto il percorso dell'aereo, fino alla fine del viaggio, l'ho adorato, però ho dovuto lasciarlo nell'aereo, perché anch'io come Oliver mi sono sposato, ho avuto figli. Il mio amante si chiamava, adesso dimentico il nome, Dwight. E Dwight è morto del SIDA. AIDS, sì. È morto dal SIDA e dall'AIDS e il mio nome non importa. Dunque era una lettera anonima che ho pubblicato perché era così bella e così ben scritta, ben pensata, che è la più bella lettera che ho mai ricevuto, è una lettera anonima. Così non potevo rispondere, non potevo mandare una risposta che avrei voluto fare. È come se c'è una chiamata molto urgente per questi personaggi di tornare a vivere sullo schermo perché continuavano a vivere sulla pagina. E quindi sì. Visto che siamo tutti molto cinefili, senza metterci sullo stesso piano, ci piace pensare che Elio ed Oliver sono i nostri Antoine Duanel, ovvero possano vivere in più episodi delle loro vite come nel ciclo di Antoine Duanel di Truffaut. Allora, io vivo a Crema e le mosche d'inverno ci sono soprattutto dentro perché cercano di sopravvivere al freddo che c'è fuori. Però sarebbe facile per me dire quindi che abbiamo addestrato una mosca per fare la città. Dario Argento l'ha fatto, quando ha girato Fenomena, c'è una scena in cui la mosca si poggia sulla mano di Jennifer Connelly, dice di avere legato la testina della mosca a un filo invisibile. Però la mosca c'è. No, la verità è che quando abbiamo girato c'era la mosca nell'inquadratura e potevamo cancellarla col digitale, quello sì, lo potevamo fare, era facile, ma veramente mi sono ricordato due cose. Uno, concludo con Bernardo per l'ennesima volta, lui dice sempre, citando Jean Renoir, che il cinema deve lasciare la porta aperta alla realtà e la mosca era la nostra realtà che entrava nella scena. E mi piaceva che questa mosca fosse lì a ronzare intorno ad Elio, come Elio disperatamente in cerca di sopravvivere quell'estate che non c'era più, però era una casualità. Mi auguravo come regista che il mio mestiere fosse rimanesse intatto e che nonostante l'amore che sento del pubblico per questo film, al punto quasi feticistico di voler trovare i luoghi e le cose che hanno composto il film, mi sarei augurato che, diciamo, il mistero del processo attraverso il cui il film è stato fatto rimanesse intatto e segreto. In effetti però Elio e Oliver, vivendo in quella villa, nella realtà si muoverebbero comunque con le loro biciclette attraverso delle spedalate di bicicletta che li porterebbero nei posti facendo 4-5 km per andare a visitare le gaverine dove si baciano, oppure come appunto Mr. Perlman chiede ad Elio di fare per accompagnare Oliver in banca, scelgono quale delle due location è più vicina o lontana a seconda di quanto tempo vogliono passare insieme.